Dopo il fuoco, la neve colpisce il Colorado. Un drastico cambio delle temperature ha imbiancato le case tra Denver e Boulder, colpite dall'incendio di giovedì. Ha aiutato sicuramente a spegnere il fuoco, evitando che le fiamme si propagassero, ma ha reso più difficile la ricerca dei tre dispersi. Mille abitazioni sono andate in fumo. Chi una casa ce l'ha si mette in fila per stufe e acqua, visto che nella zona molti sono rimasti senza servizi essenziali. I 20 centimetri di neve non aiutano a calcolare i danni. Le fiamme, favorite dai venti, hanno distrutto interi quartieri, costringendo 30.000 persone a scappare.